ad introdurre questo seminario che riguarda un poco le peculiarità che riguardano i conteggi, il cosiddetto programma BIMUS, per il quale si richiede sempre una massima attenzione, visto anche gli ultimi eventi che sono accaduti sul territorio nazionale, parlo di Torino, di questa vicenda che ha travolto un giovane, una giovane vita. E quindi alla base c'è sempre questo discorso della serietà con cui si affrontano i problemi della sicurezza. E questo problema della sicurezza non sono altro che delegato alla nostra sensibilità, alla nostra attenzione, alla nostra capacità di seguire le imprese, di seguire i datori di lavoro nell'ambito delle loro attività di edilizio, di qualsiasi altro tipo di intervento. Diciamo che questo è per l'anno corrente, è l'ultimo che stiamo svolgendo ed è un invito a dover essere più attenti per il prossimo anno, perché dal prossimo anno, il 2012, sarà l'inizio della catalogazione effettiva della partecipazione ai corsi e quindi dei crediti che vi dovranno essere regolarmente attribuiti. Quindi ci sarà una mappa, ci sarà un modo di come gestire ognuno di noi in rapporto a quelle che sono effettivamente sono necessità di correre verso la formazione professionale, perché la nostra attività stessa ci impegna ad essere sempre più attenti e sempre più preparati. Va detto anche che questo collegio, con la piattaforma e-learning che ha attivato da qualche anno, ha svolto un ruolo bellissimo per tipo di partecipazione che ha coinvolto i singoli componenti del Consiglio, ma che ha coinvolto anche altre professionalità e professionisti esterni. Quello che maggiormente conta e che bisogna mettere in risalto è che ognuna delle materie che noi attendiamo alla nostra attività professionale deve essere svolta con la convinzione di essere preparati, di essere professionisti a 360 gradi, di essere professionisti anche per lo stile di vita che ognuno di noi deve imporre all'interno della propria attività. È importante questo, perché la categoria geometri è una categoria che molto spesso nelle varie attività che si introduce nel mondo del lavoro può perdersi, però sappiate che il geometra è uno solo, uno è polivalente, e questa polivalenza deve essere diciamo il biglietto da visita per essere noi stessi all'altezza di svolgere i rispettivi ruoli in ognuno dei campi. Stavo parlando della piattaforma e-learning che ha riscosso molto molto successo. È un orgoglio per noi di questo Consiglio, è un orgoglio anche per la categoria, perché insieme a noi del componente del direttivo che organizziamo il corso, che ne prepariamo e quindi si spende nel tempo, va un grazie anche a quei collaboratori esterni, i nostri iscritti che hanno attivamente partecipato a questa formazione. A breve, tra qualche settimana, forse alla fine dell'anno, all'inizio, partirà anche un corso di learning sull'urbanistica e vi pregherei di essere più attenti. Però partiamo con il nuovo anno, con il 2012, con l'impegno di essere veramente preparati e seguire i corsi che ci portano, che ci guidano ad essere preparati nel campo del nostro lavoro. In questo momento stesso porco saluto di fine anno, auguro un buon anno per il prossimo e buona attenzione per la Sarantina. Buongiorno a tutti, sono Eugenio Cicirillo, direttore tecnico di Lumanica.
Stamattina, prima di vedere degli esempi pratici di realizzazione di Pimus, abbiamo preparato alcune slide che chiaramente, come tutte le altre, potete scaricare dal nostro sito www.plumatica.it. Queste slide prevalentemente discuteremo di due argomenti principali, che sono i due argomenti forse leggermente più complessi. Diciamo che abbiamo preparato questi due argomenti che ritengo che siano gli argomenti leggermente più complessi, però vedremo anche di semplice soluzione, soprattutto grazie a un software. La verifica dei sistemi anticaduta dei confini, che degli argomenti spesso trascurati, che molto spesso anche le linee guida ISPES sono un po' superficiali nel fare alcune cose, quindi non ci tengo con precisione a vedere con la matematica come si risolvono questi problemi. Secondo argomento, che vedremo subito dopo, la verifica, protezione e scariche atmosferiche, che è un altro argomento tabù, spesso non sappiamo cosa fare, arriva l'ispettore, e quindi vedremo com'è facile la soluzione di questa problematica. Dopo aver visto queste slide, chiaramente vedremo gli esempi pratici di protezione di Pimus con il nostro software Plumatica. Partiamo con i vari tipi di sistemi anticadute, chiaramente dobbiamo conoscerli tutti, perché un'impresa potrebbe usarne uno, un'altra impresa potrebbe utilizzarne un altro. Poi potrebbe darsi che anche noi riusciamo a suggerire al nostro cliente, alla nostra impresa, suggerire magari di utilizzare un certo tipo. Cominciamo col primo, che è diciamo uno dei più utilizzati, un continuo dissipatore, vedete, ancorato a una linea vita interna, questo pallino rosso. Quindi c'è una linea vita messa con dei paletti a una distanza per esempio di 3,60 o di 5,40, due o tre campate in genere, c'è una linea vita appunto, che è una corda tesa, che praticamente sulla quale scorre questo contrario che questo anello, scorre questo cordino e dissipatore. Questo dissipatore chiaramente, nel momento in cui ci fosse una caduta, si allunga di una certa quantità, che chiamate in genere cordino. Che cosa dobbiamo verificare? Dobbiamo sempre verificare in qualsiasi sistema di caduta per i conteggi due cose. Primo, che la distanza di caduta libera, che si intende la distanza dal bordo di caduta, vedete questo punto, e i piedi del lavoratore, non deve mai superare i 4 metri. Qui non è che possiamo precipitare per 100 metri in un conteggio, non deve essere maggiore, minore di 4 metri. Seconda verifica, anche questo è molto importante, è che tra i piedi del lavoratore e il terreno o qualunque ostacolo non vi deve essere mai meno di un metro. Quindi questo c'è un franco, quindi la distanza da terra del lavoratore in caso di caduta non deve essere mai inferiore a un metro. Capiremo subito che le quote più pericolose per questa verifica, lo vedremo poi in pratica, sono le prime quote al di sopra dei 2 metri. Perché tra la freccia elastica della linea vita, tra il dissipatore, eccetera, eccetera, è probabile che una quota di 2 metri, se usassimo per esempio questo sistema, il lavoratore finisce a terra. D'accordo? Lo vedremo fra poco. Queste sono le formule che si utilizzano, quindi vedete, le formule matematiche, cioè la larghezza del ponteggio, la distanza, la lunghezza del cordino che interviene in queste formule. Chiaramente, attenzione, quando parliamo di lunghezza del cordino, intendiamo sempre la lunghezza del cordino compresi tutti gli accessori, quindi compreso il dispositivo che c'ha alle spalle, vedete, il dissipatore di energia. Quindi queste formule, tramite queste formule andiamo a verificare, poi lo farà il software, e che ci avviserà se il sistema è caduto, è idoneo o meno. Quindi, ripeto, linea vita interna ancorata, d'accordo, con dei paletti, e il lavoratore scorre lungo questa vita con quest'anello. Andiamo al secondo tipo. Stessa logica, quindi la stessa linea vita interna, attenzione, intendiamo, vedete, lato edificio, perché poi fra poco vedremo quella esterna che è il lato vuoto. Bene, quindi stiamo per il momento facendo questa interna. Anziché ancorarsi con un cordino e dissipatore, immaginate che il lavoratore si ancora con questo dispositivo retrattile. Questo è ben usato in genere, però effettivamente è possibile. È la stessa funzione, la stessa logica, stesse formule, semplicemente che in caso di caduta, anziché intervenire il dissipatore, questo srotolatore si allunga e interviene di una certa quantità, anche questa caratteristica di quell'attrezzatura. Quindi l'impresa ci dovrà sempre dare i certificati di tutte queste cose, la linea vita, come è certificato, qual è l'allungamento,
il dissipatore di quando si alluga in caso di caduta, sono tutti dati che ci servono per la progettazione. Se l'impresa non c'è la documentazione, se la deve procurare, non è, si può andare oltre. Dinamica interna. Passiamo adesso alla seconda, secondo blocco. Anziché linea vita interna, cioè lato edificio, immaginate che la linea vita sia posta sul fronte dove si cade, diciamo così, quindi sul vuoto. In questo caso il lavoratore ha dinanzi a sé questa linea vita, quindi sembra psicologicamente più protetto, ma è solo psicologicamente, in quanto questa linea non è che trattiene la lega, non è un parapetto. Ha la funzione, in caso di caduto, funziona come linea vita, ma non mantiene il lavoratore, non è un parapetto fisso. Che cosa cambia? Non cambia quasi niente, nelle forme c'è qualche termine in meno, in caso sono abbastanza simile, qua addirittura più facile. C'è solo un vantaggio questa linea vita esterna, che ripeto viene molto usata, è che in caso di caduta con la linea vita precedente, quindi alle spalle del lavoratore, se io cado, abbiamo detto, c'è una flessione di questa linea vita, la quale potrebbe coinvolgere un lavoratore al mio fianco, che stava magari sul contesto, quindi se lo trascina proprio dietro. D'accordo? In questo caso ciò non può avvenire, perché sono già nel vuoto, quindi se cado non trascino nessuno dietro. Quindi questo è forse uno dei pochi vantaggi che ha questo sistema. Oltre che, essendo sul fronte, è più facile anche da montare rispetto a quella che sta dietro. Stessa logica, linea vita esterna, anziché continuo dissipatore, dispositivo retrattile, quindi molto simile anche qua, quindi abbiamo sempre possibilità di attaccarci a queste linee vita, sia interne sia esterne, con un continuo dissipatore o con un dispositivo di tipo retrattile. Abbiamo accennato già che se avessimo una quota bassa, tipo 2,40 m, primo in montato del ponteggio, supponiamo che fosse 2,40 m, una linea vita interna, d'accordo, potrebbe non essere idonea, cioè facciamo i calcoli e non riusciamo a garantire quel metro da terra, lo vedremo tra poco. E a quel punto, ammesso che anziché un metro uscisse 0,60 o 0,20, comunque un sistema inutilizzabile, perché adesso che uscisse 0,60 da terra, è bello che il lavoratore non batte a terra, però dobbiamo avere sempre una sicurezza, lo facciamo anche quando facciamo una struttura, non è che possiamo intaccare i coefficienti di sicurezza. Qui stavamo dicendo, molto spesso saremo costretti magari a una prima quota, alla quota di 2,40 m, a usare un sistema diverso da tutti gli altri delle altre quote. Quindi vedremo, a quota 2,40 utilizza magari questo, adesso vedremo perché. A tutte le altre quote mettiamo la linea vita. Non ci scordiamo che il decreto 81 dice sempre di guardare anche l'ergonomia, può sembrare un fatto secondario, ma non mi interessa, l'importante è che non cade, no. Dobbiamo sempre cercare di studiare un sistema anticaduta che sia anche valido dal punto di vista ergonomico. Questo sistema, ancora sia un punto fisso, quello che vedremo meglio, costringe il lavoratore a ripetuti movimenti e anche rischi, che se deve spostare non dalla prima campata, poi stacca di qua e si mette di là. Tutti questi attacchi, stacchi, a parte i movimenti un poco... Immaginate montare un ponteggio gigantesco facendo sempre questi movimenti. Diventa qualcosa di impegnativo anche fisicamente rispetto a scorrere comodamente lungo una linea vita. Quindi utilizziamo questi sistemi quando praticamente non potremo farne a meno. In alcuni casi saremo costretti, perché questo sistema, a differenza degli altri, non ha la freccia elastica della linea vita. Mi angolo magari a 2 metri di altezza di un telaietto e garantisco che per quella quota bassa non vado a finire a terra, quindi garantisco quel metro, attenzione, quel metro di sicurezza. Questo è un sistema, ritengo, il più pericoloso dal punto di vista del calcolo. Qua abbiamo trovato delle formule originali con l'emblematica, abbiamo pubblicato anche un libro su questo, che ci dà il calcolo matematico di questo sistema, che è uno di quelli trascuratissimi, che se prendete le linee guida, dice, beh, non c'è problema, quando uso un dispositivo retrattile vengo trattenuto automaticamente dal primo paletto del traietto. È vero fino a un certo punto,
dipende innanzitutto se mi trovo all'inizio o alla fine, e dipende anche dalla distanza in cui si trova il lavoratore rispetto al punto di attacco. Per non tirare per la veloce, abbiamo scoperto praticamente che le formule esatte matematiche sono queste, quindi tutto dipenderà da quante campate dobbiamo servire, d'accordo? Dalle dimensioni del punteggio, dal punto di attacco, quindi sono una serie di parametri, non ci dobbiamo preoccupare, poi vedremo il software se lo farà da solo, però è importante aver capito il concetto. Facciamo un esempio, supponiamo di attaccarci come a questa figura, prendiamo un dispositivo retrattile, vediamo sul certificato, si allunga massimo di 10 metri, facciamo un esempio, la nostra campata è di 2 metri, che cosa significa? Che attaccandosi a questo punto noi monteremo massimo 5 campate. Più in là non potrò andare, giusto, ammesso che il nostro conteggio sia 20 campate, io arrivato alla guida non posso più procedere perché abbiamo detto mi posso allungare massimo di 10. Poi dopo dovrò staccare, montare le 5 e andare a montare tutte le altre da un nuovo punto. Facendo i calcoli e impostando per esempio 5 campate, 10 metri, magari esce fuori che non è verificato il sistema anticaduto. Allora cosa dobbiamo fare? Perché il tutto è funzione di queste campate, possiamo dire proviamo a calcolare con 4 campate, neanche ce la fa a quella quota, proviamo con 3, ce la fa. E quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Se il dispositivo retrattile si allunga di 10 metri, dobbiamo dire al lavoratore, vedi, che tu puoi montare massimo 3 campate, poi ti devi spostare e quindi questo deve risultare dal PINUS. È importante questo, perché questo è il sistema che viene molto utilizzato dalle imprese, però è pericoloso proprio in questo senso, che nessuno verifica niente, ci si tacca, stacca, senza aver fatto niente. Gli ultimi due sistemi che adesso vediamo sono questi. Il primo è questo che utilizza protezioni prefabbricate fisse, cioè è un conteggio proprio diverso dagli altri, nel senso che guardandolo è un conteggio effettivamente diverso, non c'ha i due parapetti ma c'ha queste protezioni abbastanza massicce, ingombranti, prefabbricate, che hanno il vantaggio che vengono montate dal basso e che quindi non richiedono in linea teorica nessun calcolo di sistema di cadute, perché vengono montate sempre dal basso, il lavoratore quando arriva su questo livello, c'è il protetto, non deve attaccarsi a niente. Dopo da questo piano va su e monta l'altro e così via. È un po' impiccioso, è un po' ingombrante, i pezzi sono pesanti, vanno movimentati a due persone, quasi sempre, quindi la movimentazione dei carichi è un altro rischio che comunque dobbiamo considerare, perché la legge dice considera tutti i rischi durante il montaggio e il montaggio del conteggio, quindi non solamente il rischio di cadere dall'alto e il rischio di materiale dall'alto di caduta, ma anche la movimentazione dei carichi. Quindi questo è scomodo come movimentazione dei carichi, c'è il vantaggio che, ripeto, non richiede calcoli di sistema anticaduti. Quindi diciamo che dovrebbe essere una garanzia in più per il lavoratore. È un po' più costoso, perché sono tutti parapetti, io devo avere tanti parapetti quanto è il ponteggio, quindi è proprio un ponteggio diverso. Bene. Questo invece ritengo sia molto interessante. Lo sto proponendo a molte imprese le quali effettivamente si trovano bene. Questa cosa fa? In effetti sono protezioni prefabbricate provvisorie, sono innanzitutto, vedete, abbastanza più leggere, sono alcune ditte che hanno cominciato a costruire questi paravettini molto leggeri, molto semplici, regolabili, quindi posso attaccarli a punteggio a tubo aggiunto, a punteggio a tenere prefabbricato, a qualsiasi tipo di punteggio. Come funziona? Mi metto sempre dal basso queste protezioni, che ripeto, sono provvisorie. Che significa? Fino a quando non avrai montato le tue definitive fisse. Quindi il lavoratore smonta, arriva su questo solaio, su questo tavolato, e monta subito le protezioni regolari. Quindi i due parapetti e il fermapiede. D'accordo? E a questo punto, poi lo vedremo in un primus, sposta queste protezioni da questo piano al piano di sopra del ponteggio. Quindi sono sempre gli stessi pezzi che si muovono. Quindi cosa capiamo? Che è molto meno costoso, basta che ho un certo numero di parapentini che mi compra tutto il ponteggio. Alla fine del montaggio, per chi guardasse il ponteggio, vedrà un ponteggio identico a tutti gli altri. Quindi con i parapetti e i piedi. Semplicemente l'ho montato
senza un sistema anticaduta particolare, utilizzando queste protezioni provvisorie prefabbricate. Attenzione, queste non possono fungere da protezioni fisse. Le devo montare, le devo utilizzare finché solo per montare quelle fisse. Dopodiché sto a posto. Quindi ripeto, alla fine io vedrò un conteggio come duplicato. Queste vedete, c'è una ditta che le fa, queste protezioni, vedete che se lo scaricate da internet, queste protezioni proprio, vedete, metalliche di questo tipo, hanno questi pezzi che si possono attaccare, diminuire in modo da adattarsi ai vari tipi di conteggio. Qua c'è un esempiuccio, cosa abbiamo? In effetti noi dovremmo calcolare a ogni quota, calcolare il sistema di caduta, è assurdo, perché abbiamo detto le prime quote sono quelle più pericolose per quanto riguarda la distanza da terra, quindi se l'ho verificata alla prima quota e se uso lo stesso sistema di caduta è verificato automaticamente alle quote superiori. Quindi per un certo sistema anticaduta verificare la quota più bassa significa che per lo stesso sistema stai a posto anche alle quote più alte. E se esce una distanza da terra a quota 4 di 1,30 m, a quota 6 sarà 2 metri più 1,30 m. Quindi aumenta mano a mano la distanza da terra. La distanza di caduta libera, non so se l'ho già detto, invece è una costante con l'altezza. A parità di sistema, se uso linea vita interna, a parità di cordino, questo e quell'altro, a qualunque quota vado, la DCL sarà sempre quella. Quindi se uscite a 2,20 esce sempre 2,20. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Nel programma, come lo vedremo, abbiamo preso le prime tre quote, facciamo le verifiche e poi presuppongo che dalla terza in poi uso sempre lo stesso sistema. Qua c'è un esempio, vedete, supponiamo di essere a quota 4. La larghezza del ponteggio, supponiamo che sia 1,05 m, mi attacco a 1 metro rispetto al calpestio la linea vita, quindi sta una quota di 1 metro sopra, la lunghezza del cortino sia 1,10 m, l'estensione del dissipatore vado sul certificato in caso di caduta ed esce 0,90 m, la freccia elastica linea vita con i volenti montati magari a 5,40 m è di 1,30 m. Faccio i calcoli con le formulette e ottengo che la distanza di caduta libera sto a posto perché 3,35 minore di 4. La distanza da terra non va bene, perché effettivamente il lavoratore non va a terra, però devo avere, abbiamo detto, almeno 1 metro. Questo perché? Perché non ci scordiamo, nei calcoli, che sono sempre leggermente approssimati, il dissipatore, l'azienda ha certificato 90 centimetri, va a vedere, un po' vecchio, un po' questo, il 90 è diventato 95. Questa distanza H con A tra l'attacco alla schiena e i piedi si prende per convenzione 1,5 m senza andare a misurare ogni lavoratore. Però vedi un po', è capitato anche a farlo a posto un lavoratore di 2 metri. E quindi su 1,50 m magari 1,60 m, voglio dire. Magari anche doppio, bello robusto, per cui abbiamo intaccato anche quella estensione del dissipatore. Si è allungato di più perché era la bella di 100 kg, voglio dire. Quindi dobbiamo comunque garantire il metro. Attenzione, il metro è da terra o da qualunque ostacolo che vi sia in mezzo. Attenzione a questo, cioè supponiamo per ipotesi, cosa assurda, che sotto al ponteggio l'impresa detiene dei cassoni di 60 cm fatti particolari, in quel caso devo avere 1,60 m. Perché 60 sono sti cassoni, è la stessa cosa della terra, quindi in quel caso dovrei avere 1,60 m da terra o 1 metro dalla sommità dei cassoni. Passiamo al secondo argomento, quindi riepiloghiamo quello che abbiamo detto prima. Abbiamo parlato di sistemi anticaduta, ve ne sono diversi, in genere è preferibile quando possibile dire meno cose, meno complicazioni possibili al lavoratore. Quindi se riusciamo a ottenere un unico sistema anticaduta è l'ideale. Purtroppo alcune volte abbiamo detto, diremo al lavoratore, guarda che tu alla prima quota devi usare questo sistema diverso, ti devi attaccare in questo modo, un punto fisso, poi fare un disegnino,
tutti gli altri invece usano lineamento interna col dispositivo, quindi molto spesso ci capiterà questo, in funzione appunto soprattutto delle quote del primo impalcato che abbiamo capito della prima posizione. Abbiamo visto i vari sistemi anticaduti, in genere devo fare dei calcoli matematici e quindi andare a dimostrare che in caso di caduta il lavoratore non precipita mai più di 4 metri, d'accordo? E che non va mai a meno di un metro da terra, con i piedi, in caso di caduta. Quindi queste sono due verifiche fondamentali che dobbiamo fare sempre per i conteggi. E allegando al primo, logicamente. Abbiamo detto anche che ci sono due conteggi che non richiedono queste verifiche, a meno che non vanno a staccare o fare qualche operazione particolare, d'accordo? Perché? Perché sono protezioni prefabbricate, d'accordo, che proteggono già il lavoratore. In un caso quelle fisse, sono, proprio perché sono fisse, sono le protezioni ufficiali che il lavoratore utilizzerà. Quindi sono protezioni prefabbricate che sostituiscono in tutto e per tutto i due paraventi e fermapiede. Protezione prefabbricata provvisoria, invece, abbiamo detto, è un altro tipo che ci serve solo per montare il ponteggio e montare anche mano a mano le protezioni regolari fisse, i parapetti e i fermapiedi. Quindi sono protezioni prefabbricate provvisorie, possono essere utilizzate provvisoriamente fino a che non monto le definitive di ogni piano. Scariche atmosferiche. Come funziona? Ogni comune, noi abbiamo memorizzato tutti i comuni d'Italia, in modo che andiamo a Medina, adesso non so quando è, ci troveremo. Ogni comune ha un cosiddetto NT, che è un indice di fulminazione, si chiama, e rappresenta praticamente il numero annuo di fulmini a terra per chilometro quadrato. Quindi ogni comune d'Italia, Trieste, c'ha uno di questi tre numeri, 1 e 5, 2 e 5 e 4, adesso lì non so quant'è, ma fra poco lo vedremo. Quindi il programma, se noi diciamo il cantiere Avellino, già si è calcolato se siamo a 2 e 5, se siamo 1 e 5, perché è un da qua è facile. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere uno di queste quattro possibilità. Questo coefficiente C con D, che è importante per stabilire queste tabelle che stanno nella guida CEI 6417 del 2010, fine del 2010, quindi abbastanza recente, ci dicono di fare la scelta tra questi quattro casi. Primo caso, che è il migliore dal punto di vista dei fulmini, il nostro ponteggio, o edificio da servire col ponteggio, è più basso rispetto a tutti gli altri edifici intorno. Quindi abbiamo tutti edifici più alti rispetto al mondo. È il miglior caso dal punto di vista dei fulmini. Quindi il coefficiente esce 0,25, che è il caso proprio di questa tabella. Se invece il nostro ponteggio da montare è più alto rispetto a tutti gli altri intorno, siamo nel caso peggiore, 0,50. D'accordo? Terzo caso, siamo in Vino Campano, fabbricato agricolo, rurale, d'accordo, magari in tre piani, voglio dire, è il caso peggiore ancora rispetto ai precedenti, indice 1. Caso peggiore di tutto, siamo isolati, però siamo su un bucuzzolo di una montagna o di una collina. Quindi questi sono i disegni previsti dalla normativa. Che è il caso 2. Non ci spaventiamo, ognuno di questi ha un disegno come questo, che il nostro programma interpolerà automaticamente. Facciamo un esempio. Supponiamo che Avellino abbia un NT di 2,5, ripeto, adesso non lo so quanto esce, e che il nostro CD sia 0,25, quindi il nostro edificio è più basso rispetto a tutti gli altri. Facciamo questo esempio. Ora scatto da queste tabelle. Di queste tabelle prenderemo quella, la curva corrispondente a NT 2,5. Vi sto facendo vedere come fare il calcolo a mano con le tabelle. Come facciamo adesso? Andiamo a misurare il nostro ponteggio. E qua apro una parentesi per la poco andrò a riempire. Prendo il mio ponteggio, vado a vedere 50 metri di lunghezza. L'altezza, vado a vedere, 18 metri. Allora vado qua su 50 metri, che è la mia lunghezza, salgo sulle ordinate e trovo questa curva grigia più o meno 70 metri. Che cosa significa? Che fino a 70 metri, e quindi anche il caso nostro, perché siamo a vedere 18 metri, il ponteggio è autoprotetto, si dice, e quindi non necessita di alcun impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, che si chiama LPS, Livorno, Padova, Savona.
Se invece fosse superiore a questi 70 metri, vediamo che il nostro bordello, facciamo un esempio assurdo, sia 85 metri, in quella stessa condizione di lunghezza, comune, eccetera, eccetera, il nostro conteggio non è più autoprotetto. E che cosa bisogna fare? Ecco qua il punto semplice. All'articolo 11.4 della guida CEI, per fortuna, c'è scritto che nel momento in cui ho bisogno di un impianto di protezione scarica atmosferica, poiché la struttura è una struttura metallica, funge già da captatore e quindi devo semplicemente realizzare la messa a terra. Quindi le puntazze con i collegamenti. Quindi abbiamo scoperto un fatto importante, che però bisogna andarlo a scrivere questo, non è che a voce, io l'ispettore, l'avevo detto, dobbiamo sempre fare i calcoli e quindi dimostrare che autoprotetto o non autoprotetto è di aver fatto le cose corrette. Che non ci scordiamo che l'impianto della messa a terra non è sempre obbligatoria. È chiaro che se uno la mette sempre sta a posto, però abbiamo detto che l'impianto di protezione dell'EPS ci vuole ed esso è costituito da questi dispersori e collegamenti, perché lo dice la guida CEI. Quindi non è che dobbiamo mettere alcuni ispettori, che si mettono tipo gabbie di fare, delle cose assurde, però purtroppo capitano. Io essendo a contatto con varie situazioni, spesso capita anche di questo. Quindi è importante averlo anche scritto nel PIN, aver dimostrato, come vedremo, tutto questo. A questo punto partiamo a vedere degli esempi pratici, poi chiaramente vi potrete fare delle domande anche su quello che abbiamo visto. Abbiamo due moduli principali per risolvere e fare questi PIMUS: TP, TG. TP te l'hai prefabbricati, TG tubi aggiunti, perché sono un po' diversi. Chiaramente questo nostro programma fa sia, oltre a fare i PIMUS, fa anche i disegni dei vari facciate, dei vari pezzi di conteggio e fa anche i calcoli strutturali. D'accordo? A questo punto ricordiamo anche un po' la norma. Mentre il PIMUS lo troveremo sempre in un cantiere dove c'è un conteggio, i calcoli strutturali non è detto che vi siano, perché la legge cosa dice? Se sto di sopra dei 20 metri devo sicuramente avere i calcoli che devono stare in cantiere, devono essere firmati da un ingegnere o un architetto abilitato e devono stare in cantiere con il resto della documentazione. Anche se sono al di sotto dei 20 metri potrebbero volerci calcoli, anche se quasi sempre ve lo dico, perché il ponteggio magari non è montato in modo congruente con il libretto, con l'organizzazione. Faccio un esempio: già un doppio parasassi non previsto, facciamo giusto questo esempio qua, metto il numero di campate 8, metto 9 qua, vedete, sto a 19 e 20, quindi non ci vogliono i calcoli. Se ci metto il parasassi, mi diventano due parasassi, sul libretto non c'è questo, ci vogliono i calcoli. Ho messo una rete di protezione che mi amplifica il vento, non è prevista la rete sul libretto, non c'è i calcoli. Quindi facciamo attenzione anche a questo, ci vogliono i calcoli. Sappiamo che secondo me difficile il caso in cui non ci vogliono, come vedo io i conteggi che si montano in genere c'è sempre qualche differenza. Faccio un esempio rapido: c'è una gambata irregolare che anziché 1,80 m, per esempio la numero 2 è di 1 m, vedete questo qua 1 m, questa è già un'irregolarità. Il peso spesso fa questo, cioè abbiamo 19 metri, 1,80 m, arriva a 18, sposto i due tarietti e unisco sto metro a tubi aggiunti. Questo già mi impone dei calcoli, anche se fosse di 6 metri il ponteggio, perché è una irregolarità. Qua posso mettere, per esempio, mettiamo un numero di ripiani accettabili. Io che cosa ho fatto? Immaginiamo di aver studiato già il ponteggio in pianta, magari con il nostro calcolo, che poi vedremo, oppure con un vostro calcolo qualsiasi. Immaginiamo di scomporre adesso questo ponteggio nei vari pezzi. Di ogni pezzo, chiaramente, ogni tratto, dobbiamo dare la vista frontale, la vista laterale e la vista dell'alto, oltre a una planimetria insieme che diventano legato del nostro video. Quindi qua io vi faccio i vari schemi, cominciamo con il primo. Qua metto se c'è il parasassi, se non ce l'ho, se ci avessi una partenza ristretta, vedete, vi posso regolare la partenza ristretta.
Se ho basette regolabili, anzi facciamo una cosa, vedete in queste condizioni, in questa geometria, se vado al sistema anticaduta già, vedete qui cosa ha fatto, ha riportato le prime tre curve, che avendo detto che 2 metri di interasse, mi ha portato 2, 4 e 6. Vado qua e dico che ho delle basette regolabili, le metto, le vado a regolare e metto il primo piedino a sinistra a 20 cm, in modo che ho una quota di 2,20 a sinistra rispetto al terreno, e a destra mi regolo di 80 cm, perché magari c'è una discesa, una lieve discesa, e quindi vedete, in questo caso ho 2,20 a sinistra e 2,80 a destra. Secondo voi, se torno qua, che cosa troverò come quote? 2,20 o 2,80 al primo livello? No, troveremo 2,20, perché abbiamo detto, se verifico la più bassa, ho verificato anche quelle più alte per quel parametro, vedete, è facile, vedete, 2,20, perché se sto a posto a 2,20, sto a posto anche a 2,80, che chi è che qua è piccioso? Qua è complicata la distanza da terra, d'accordo? Quindi il programma, vedete, sarebbe a considerare il programma e poi lo spiega chiaramente nella relazione. Basette regolabili, scalette di accesso non le posso spostare, interruzione di stilate, travicarraie a due campate, chiaramente possono essere autorizzate, perché se sul libretto ci sono le travicarraie è regolato, non è che devo forza calcolare, voglio dire. Possiamo mettere qua, vedete, una campata che me l'hai sposto interrotto, oppure potrebbe essere due stilate, me le vado a spostare anche in quota, a proprio di stessa situazione. Mezzi telai. Mezzi telai significa che parto, vedete, con telai di altezza mezzi, un mezzo di due, quindi diciamo circa un metro. E in questo caso, a un metro sicuramente non andrò a verificare niente. E qua abbiamo la prima quota di verifica, sarà il 3 metri. Diagonali, posso mettere diagonali standard, diagonali unidirezionali, perché alcuni monteggi, l'ideale è avere diagonali incrociate, però alcuni monteggi hanno le autorizzazioni fatte in quel modo. Dal punto di vista del calcolo è la stessa cosa. Supponiamo di aver definito la geometria del nostro primo modello. A proposito, quella parentesi che avevo detto di riempire non l'ho ancora riempita. Cioè, prima che abbiamo detto, prendiamo il nostro ponteggio che è 50 metri, poi possiamo intendere per esempio questo ponteggio 50 metri di lunghezza, vado a prendere l'altezza e così via. Si potrebbe obiettare: ma perché hai preso 50 metri di questa facciata? Non dovevi prendere tutto il perimetro? È una buona osservazione. Normalmente il ponteggio, ogni tratto di ponteggio è una massa metallica a sé stante. Anche io personalmente però prendo nelle verifiche il massimo, prendo perché a prova di ispezione, diciamo così. Quindi mi metto nella peggiore condizione, tanto vi garantisco che a voi saranno sempre autoprotetti, che non è che voi fate i grattacieli di New York. Quindi avete visto che sono distanze pagate 60-70 metri, e difficilmente vi capiterà di andare a progettare un edificio di 60-70 metri. A quel punto effettivamente ci conviene, nella verifica che fra poco vedremo, sostituire la lunghezza del singolo tratto con la lunghezza di tutto il perimetro del ponteggio. E facciamo la stessa verifica, in modo ci siamo messi nella peggiore situazione possibile. Quindi stiamo andando a vantaggio di sicurezza. D'accordo? Finito questo piccolo disegno, questo schema, chiaramente, poiché il nostro programma fa anche i calcoli, ve li faccio vedere perché è talmente semplice fare i calcoli. D'accordo? Che ci conviene farli, perché comunque una sicurezza è più. Gli ancoraggi, non ci scordiamo che se prendiamo i contenuti minimi del PIL, un'impresa di costruzione, che potrebbe essere neanche non un geometra addirittura, niente, è una terza media, si firma il PIL. E la legge cosa dice? Vedi che nel PIL devi non solo mettere sopra il carico massimo che puoi utilizzare, ma devi dare anche un giudizio di stabilità del punteggio rispetto al piano dove lo metti. Per fare questo, se non ho fatto un calcolo, come faccio? Lei a occhio, dico, sto a posto. Come fareste voi? Prenderei almeno
il peso del ponteggio con i sovraccarichi, vado a vedere la superficie dove scarica e faccio una divisione peso fratto superficie di ogni piedino e vado a vedere se sto nel tra le tensioni immissibile per quel tipo di terreno, per quel marciapiede. Quindi bene o male l'impresa nel pinus, anche se non deve fare i calcoli, deve dirlo questo. Vi sto dicendo questo perché effettivamente, quindi a questo punto, perché il programma comprende anche questo, farci capo, anche se non devono stare in cantiere, è sempre una sicurezza in più, che ci verifica gli ancoraggi. Proviamo a farlo, è facilissimo. Però fatta la geometria, montanti i controventi e parasassi e paramassi, vedete qua dovete semplicemente prendere dal libretto una 7-8 dati, dal libretto con i carichi di quelle prove fatte a Montepozzi o Catone e riportarle qua dentro. Ma anche se non facessimo questo e lasciassimo questi dati, comunque abbiamo fatto un calcolo abbastanza attendibile, perché questi sono dati di un ponteggio molto vecchio che abbiamo messo in proposito, per cui quelli che diamo sicuramente avranno dei valori migliori. Però voglio dire, noi sappiamo che dovremmo riportare dal libretto questi dati. Dati acciaio la stessa cosa, a questo punto viene tutto facile, tavolato in maniera, ok? Gli ancoraggi, qua facciamo un'altra parentesi. Col decreto 81 gli ancoraggi vanno messi un montante sì, un montante no, un piano sì, un piano no, possibilmente con disposizione a rombo, cosa che noi faremo adesso che vedremo il disegno esecutivo. E quindi se ci facciamo questa considerazione significa un ancoraggio ogni 4 moduli, prima era ogni 6 moduli. Allora faccio una domanda e mi rispondo stesso io. Personalmente io ritengo che anche se su un libretto voi troverete scritto ogni 6 moduli l'ancoraggio, poiché non è una caratteristica del ponteggio approvato dal Ministero che va sull'ancoraggio, cioè non è un pezzo di ponteggio, ma è semplicemente un attacco che prima si faceva per garantire la stabilità di questo ponteggio. Poiché una legge l'ha messo più riduttivo, non vedo perché dovremmo continuare a mettere ogni 6. Quindi io ritengo che vada messo ogni 4 comunque, come minimo. Vedete, abbiamo lasciato anche ogni 6, in modo che se uno vuole o comunque farlo, perché non c'è una norma precisa su questo. Io ritengo che vada fatto almeno ogni 4. È chiaro che alcune volte anche ogni 4 il ponteggio non ce la fa. Se prendiamo un ponteggio abbastanza alto, con forte vento, tipo Trieste, che magari c'è tetti di protezione, pannelli pubblicitari, anche ogni 4 non ce la fa, quindi qua veniamo a millimetri, metti ogni 2 e verifico un'altra volta, fino a che non ce la facciamo, logicamente. Ecco perché il calcolo è sempre una garanzia in più. Ma 7 è piano di appoggio, questo è un dato che ci conviene sempre mettere, indipendentemente se facciamo il calcolo che metto. Perché? Vedete, se io metto solo basetta, lui mi mette la superficie della basetta. Basetta più sottobasetta, basetta più un certo elemento di ripartizione, che può essere un tavolone di questo, un tavolone di questo, sta a voi farsi il calcolo della superficie di questo elemento di ripartizione. Facciamo un esempio, mettiamo basetta più sottobasetta, va bene? Superficie 300, e andiamo a dire, guarda, garantisco per mia esperienza che sicuramente io posso il mio piano di appoggio, perché ho un marciapiede magari stradale, ce lo scrivo, garantisco che può resistere tranquillamente fino a 2 decanewton centimetro quadrato, è abbastanza attendibile. Non dico che dobbiamo fare una prova geologica, però un minimo di esperienza ci vuole. Se sto mettendo su un terreno agricolo poco compattato, userò magari uno, voglio dire, caso per caso. Carichi e sovraccarichi, perché questo è anche un dato che ci serve anche nel primo, attenzione, mettiamo il caso più semplice, c'è un unico sovraccarico, vogliamo che sia da manutenzione, 150 sui 2 impalcati, tutto il resto sono dei semplici collegamenti. Sto dicendo i lavoratori saranno contemporaneamente massimo su 2 impalcati nella stessa verticale. Se andate a vedere i libretti anche sono fatti in questo modo. Qua possiamo scegliere il telo di protezione, qui ci mette la sigletta, qua per fare che c'è un telo, qua metto le percentuali di pieni per vuoti, possiamo anche mettere carichi dinamici e andiamo avanti. Ecco, facciamo un esempio, in questo momento se volessimo fare i calcoli dovremmo andare a mettere ancora la pressione del vento, cioè in che zona ci troviamo, Campania. Supponiamo di esserci scordati, facciamo così, salvo progetto,
lo chiamo questo qua ponteggio Avellino. Ah, già c'è. Ah, Avellino, lo chiamo Avellino 2. Va bene. Ok. A questo punto supponiamo di dire fammi i calcoli e segui le verifiche statiche. Manca il calcolo della pressione del vento nell'area di cantiere. Vedete, e si è andato a intercettare il campo dove ci mancano questi dati. La stessa cosa avverrà quando sbaglieremo un sistema. C'è sempre una voce che possiamo anche azzittire nell'elettrice, non lo voglio stare. Però è comodo, perché un conto è una voce e sicuro che c'è un allarme. Spesso il messaggino non lo vediamo, una telefonata, una cosa. Andiamo a vedere, facciamo rapidamente, dico la zona nostra è la zona 3, l'altezza del cantiere sul livello del mare sia per esempio 300 metri, la classe del terreno come velocità, supponiamo che è un'area urbana, metto A, la distanza dalla posta 38 km, bene, calcolo la pressione vento, è uscito 90, e questa è la pressione che adesso applicherà al punteggio quando calcoleremo. Proviamo, esegui le verifiche statiche, tutto verde, vedete qua questo pannello? Nessuna voce, siamo a posto, significa che è tutto verificato, montanti, traversi, la pressione sul piano di appoggio è 1,20 e quindi garantiamo la stabilità del complesso il punteggio piano di posa. Facciamo un esempio, vado qua, basette, e ci metto solo basetta, quindi ho dimezzato la superficie. Verifica. Punteggio non verificato, pressione eccessiva sul piano di appoggio. Quindi, in questo caso il punteggio è tutto ok, vedete perché? Vedete tutti questi verdi, montanti, traversi, diagonali, è tutto perfetto, angolare, tranne la pressione sul piano di posa, che ha superato quel 2 che abbiamo detto essere la massima pressione ammissibile su quel marciapiede. D'accordo? Quindi l'importanza di guardarsi anche a questo è un qualcosa in più che stiamo facendo. Vi vado a rimettere di nuovo questo, li calcolo e vedete sto qua. Se volessi stampare i calcoli, non lo faccio, vado qua, stampo la relazione di calcolo, esce il documento Word con tutti i calcoli strutturali. A questo punto andiamo a continuare. Questi dati cantieri chiaramente metteremo i dati del punteggio, tipo dall'INE, dalle Italie, descrizione del punteggio per ETI, TP21, comune. Se mettiamo il comune ci troveremo già quell'indice nel calcolo dopo, andiamo a vedere. Mettiamo Avellino, metto Avellino, tralascio tutti questi dati di imprese e così via, vi dico solo questo, se abbiamo fatto un PIMUS per un'impresa nostra cliente solida, magari abbiamo messo qua anche tutti i dati, preposta alla sorveglianza, l'ossinario, tutti gli addetti al montaggio, Verdi, Giulio e così via, tutti i dati del punteggio, il sistema di caduta, ce lo possiamo tranquillamente, dopo averlo calcolato e fatto tutto, salvare come prototipo per nuovi progetti. Lui ci chiede come lo vuoi chiamare, voglio chiamare prototipo impresa Edicom. Poi domani mi fa invece prototipo impresa e poi posso riaprire quel prototipo, copiarmelo e scambiare i dati che sono cambiati. Cioè un ulteriore risparmio. Andiamo adesso a verifica sistema anticaduta. Vedete, qua ci sono tutte le tipologie che vi ho illustrato prima in quel file PowerPoint. Prendiamo la prima, colline e dissipatore, linea vita interna. Vedete che qua c'è la possibilità, tramite questo pulsantino, di mettere diversamente il primo livello rispetto agli altri. D'accordo? In questo caso, probabilmente siamo già a posto, proviamo. Allora, LC è la lunghezza del cordino, supponiamo che sia 1 metro a tutti i piani. E con D è l'estensione del dissipatore. Bene. Supponiamo di mettere 0,60 a tutti i piani perché stiamo usando lo stesso dispositivo. Anche qua chiaramente potrei usare a quota 6 uso un dissipatore, a quota 8 uso un altro dissipatore, però vi ho detto è assurdo fare questo, quindi conviene sempre cambiare il meno possibile. Quindi meno cose cambiamo per il lavoratore meglio è, abbiamo capito questo. FLV che è la freccia elastica della linea vita, che è un dato tecnico, supponiamo che questo sia 1 metro. Verifica, nessuna voce, stiamo a posto, tutto verde, anche qua se qualcosa non andasse verremo avvisati,
facciamo un esempio, vabbè, basta che mettiamo per esempio, che mettiamo, facciamo finta di rimettere un'altra volta in questo modo, anzi mettiamo uno qua, uno, uno e uno, uno, vediamo se ce la fa. Sistema di caduta non idoneo, distanza da terra minore di un metro in caso di caduta. Vedete, è uscito questo 0,91 che ci dice che il sistema non è adeguato, quindi in effetti non dovremmo farlo. Prendiamo un'altra volta, ci mettiamo un'altra volta qua i dati regolari, mettiamo 0,6, 0,6, 0,6. Qua mettiamo l'altezza da terra un metro, e se non verifico tutto a posto. A questo punto, qua abbiamo tutti gli altri dati, vedete, gli utenti di utilizzarci, sono dei dati di default che dovrebbero andare già bene, però voi potete anche aggiungere qualche cosa. Se occupiamo solo pubblico, glielo andiamo a dire tramite questo flag, occupazione con deviazione, passaggio pedonale o no? Sì, con deviazione. Qua vi sono gli allegati, attenzione, un PIMUS non è un PIMUS se non c'è almeno una planimetria, è almeno tutti i disegni, cioè la sola relazione, non basta. Quindi vedete qua dice planimetria con indicazione delle zone di stoccaggio e montaggio, disegno esecutivo dei ponteggi. Quindi è un allegato di PIMUS obbligatorio, d'accordo? È chiaro che se c'erano anche i calcoli, i disegni sono disegni comuni, se l'ha fatto il progettista ci ritroviamo anche nel PIMUS, se ha già fatto tutti i disegni del ponteggio. D'accordo? Quindi qualcuno li dovrà fare. D'accordo? Andiamo adesso a verifica scariche atmosferiche. Ecco qua, avendo scelto Avellino, il programma ha calcolato subito 2,5, quindi siamo in una situazione intermedia. Fattore di posizione, andiamo a vedere, ah caspita, 0,50, via. Lunghezza del ponteggio, che ha calcolato lunghezza di questo pezzo che stiamo calcolando. Ok, verifica così come sta. Vedete? Dice ok, il ponteggio è protetto, non è necessario alcun impianto di protezione per scaricare trofei. E qua attivo questo flag, si prevede comunque un impianto di messa a terra costruito di spessore. Lo posso anche disattivare se sono sicuro che non ci vuole. Facciamo un esempio adesso, come dicevo prima, nella verifica del PIMU ci conviene mettere, me lo consiglio, così evitiamo qualsiasi contestazione, la lunghezza complessiva di tutto il ponteggio. Guarda, nel CAD ho fatto tutto il perimetro ed era 62 metri, quindi vado a fare un'altra volta la verifica, mettendo qua 62, rifaccio, vedete, è scesa a 46,60, cioè fino a 46,60 comunque sono ancora protetto, quindi mi conviene lasciare questo. A questo punto salvo il progetto e vado a stampare il mio PIMUS. Tenete presente che abbiamo realizzato 70 più 70 sono 140 modelli, d'accordo? Che praticamente sono nei vari, sono 70 e 70 modelli che tu vi aggiunte, che comprendono un po' tutte le tipologie e le combinazioni che abbiamo visto, che sono tante, chiaramente. Come è fatto? Qua c'è una premessa e una normativa di riferimento, si riporta questo disegno schematico, però poi richiami che era legato fra tutti i disegni, giusto uno schizzetto tipo, e addetti al montaggio, tutti i controlli da fare in modo via preliminare. Qua ci vedete sulla sinistra, sono tutti capiti, metodologie e criteri adottati, come abbiamo valutato il rischio, qual è la matrice di valutazione che dobbiamo dire, quali sono i rischi, le azioni da intraprendere, vedete, sono tutti i capitoli, tutti i rischi, d'accordo? Qua ci sono tutte le misure di prevenzione, escono una quarantina di pagine, però vi garantisco che è veramente tutto. Dispositivi di protezione individuale da utilizzare, qua ci fa vedere dettagliatamente in funzione delle scelte che abbiamo fatto. Attrezzature adoperate, vedete, il tracciamento e gli appoggi, verifica della planarità, fino ad arrivare a questa è tutta la verifica protezione scariche atmosferiche, dove vedete ci fa comunque vedere il disegnino tratto dalla guida CEI, perché ammesso che io volessi verificare come ispettore, fammi vedere un attimo se è vero che è 50 marca, è vero 46 metri, qua uscirebbe quel famoso 46 metri. Qua c'è tutta la segnaletica di sicurezza, dove metterla, come metterla e così via. Chiaro che sono documenti Word, posso anche personalizzare, però vi garantisco che sono già fatti in modo tale che non dovete cancellare e aggiungere,
perché abbiamo previsto tanti modelli in quante sono diverse combinazioni, con dei sottomodelli. Ho usato il Parasassi e mi porto lo schema di montaggio del Parasassi. Non l'ho usato, non lo porto. Quindi non devo preoccuparmi di questo. Qua a un certo punto comincio a portare tutti i disegnini relativi a questo punteggio, proprio fase di monta, fase 1, fase 2, fase 3 e così via. Dopo porta la parte, vabbè, smontaggio, uso del punteggio. Ah, attenzione, uso del punteggio, anche qua nascono sempre più queste ditte che vengono sul cantiere, montano, se ne vanno e poi tornano quando è finito il cantiere. Molti dicono, ma il Pinus qua chi lo fa? Attenzione, perché qua l'impresa che va a montare il punteggio fa il Pinus, però in effetti quello non lo utilizzerà il punteggio, se non nel breve termine. Perché la legge prevede di fare sempre anche utilizzo e montaggio. Quindi in questo caso c'è un primo Pinus fatto dall'impresa esecutrice, quella che va a montare fisicamente il punteggio, e fa montaggio e poi alla fine fa un montaggio. L'utilizzo, la parte di utilizzo, se la dovrebbe fare l'impresa che utilizza effettivamente. Perché purtroppo, ripeto, stanno lasciando l'utilizzo. Oppure, si, nello stesso Pinus dell'atto si va a mettere, però va controfirmato anche dall'impresa reale che poi la parte di utilizzo. Lo farà anche così. Però normalmente ci deve essere la firma dell'impresa che fa l'utilizzo del Pinus. In caso di cambiamento di condizioni atmosferiche, quindi abbiamo rispettato questo, e questo abbiamo detto, c'è l'area pubblica, quindi c'è un marciapiede, c'è uno schema, vedete che ci fa vedere come dobbiamo fare. Questo è il sistema anticaduta, bene? Potevamo fare anche due sistemi anticaduta, lui ci avrebbe portato due sistemi anticaduta nell'ambito dello stesso primo, si può fare fino a due calcoli diversi. Queste sono le verifiche obbligatorie riportate nel decreto 81. L'impresa dovrà sempre controllare di montare, controllare i deraglietti, le marche, la ruggine, tutte queste cose qua. Abbiamo comunque riportato perché effettivamente l'impresa si obbliga a farlo, chiaramente questo. Giusto un'occhiata ai modelli, se andiamo a vedere come sono fatti, se vado dove è programma installato, proprietà, apro il percorso file, vado in modelli Pinus, siamo in tutti i live prefabbricati. Vedete, questi qua sono i modelli principali. Vediamo queste sigle. TP, LVE, CD. TP, terrebbe fabbricato. LVE, linea vita esterna. LVI, linea vita interna. PF, punto fisso. CD, cordino e dissipatore. MT, significa c'è anche una partenza con mezzi tali. Quindi ci sono tutte queste combinazioni. Proviamo a vedere TP, P. Protezioni prefabbricate provvisorie. Andiamo a vedere un attimo questo modello, come è fatto. Ci sono delle variabili, vi sto facendo vedere perché è chiaro che se voi andate a personalizzare questo modello, PPP, protezione, ogni volta che lui stamperà un Pinus che ha quel tipo di punteggio, d'accordo, userà la frase vostra che avete aggiunto qua dentro. Quindi il modello è sempre una comodità. Vediamo come funziona questo montaggio, l'avevamo accennato. Vediamo bene, ecco qua. Fase 1. Allestisco, monto i parapetti da sotto, salgo sopra con la scaletta e vado adesso, vedete, a montare i due parapetti e il fermapiede standard. E a questo punto comincio a spostare le stesse protezioni da sotto al piano di sopra. Vedete, quindi effettivamente il lavoratore adesso sta sempre protetto. Vedete, alla fine otterrò un punteggio come tutti gli altri. Qua vedete, sono tutti sottomodelli, parasassi. Quando lo metterà questo? Lo metterà se è ben previsto il parasassi, se no non lo mette. Poi gli ancoraggi, il tipo di ancoraggio, le previsioni, vedete, standard dock, LVI. Quindi sono tutta una serie di modelli, sono 75 per questi e 70, quindi sono 150 modelli. Questo per evitare che dovete andare a cancellare, aggiungere, a fare, cosa che potete sempre fare perché siete in ruolo, voglio dire. Cosa ci manca qua? Ci manca il disegno, facilissimo, perché io dico esporta in formato di XF e lo chiamo punteggio Avellino 2 trattino tratto tratto 1, lo chiamo così, lancio il nostro CAD, potreste lanciare un CAD vostro logicamente, vado nella cartella che ha installato il punteggio
chiudo un attimo questi materiali, faccio apri e vado a vedere il punteggio, ci due punti, Lumatica, Lumatica Roger, Lumatica, Lumatica Safety, punteggio QP, file di XF, esempio velino 2 tratto 1, ecco qua, c'è anche la chiaro scuro nero, vedete, qui mi ha sistemato gli ancoraggi al rombo. È chiaro che posso anche montarci dietro il prospetto, se c'è un prospetto, d'accordo, posso anche inserirlo dietro per controllare eventualmente. Abbiamo anche realizzato, quindi il prospetto frontale, vedete, la vista laterale, e poi abbiamo messo anche qua la distinta di tutti i pezzi necessari per montare quella facciata. Dicevo 54 telaietti, 96 correntini, 24 correntini per la parete da un metro e così via. Qui c'è la distinta dei pezzi, e questo è il codice dell'impresa, che alla fine sa quanti pezzi deve andare a montare. È chiaro che qua, se per, posso usarlo anche questo programma, per fare disegni in cascata senza fare né primus né niente, perché mi metto qua e dico fammi un attimo un punteggio che c'è 12 piani col parasassi, che c'ha magari una delle basette regolabili, 20 cm qua e 100 qua, mettiamoci anche un'interruzione di stilata a due gambate, la vado a mettere qua e così via, file, export di XF, avellino 2, trattino, tratto 2. Vado qua, chiaramente se si trova già la cartella di lavoro, apri, quindi c'è avellino 2, tratto 2. Mi ha fatto direttamente quello, quindi è velocissimo. Poi li posso mettere tutti insieme, insieme, stando, così via, come si fa con qualsiasi CAD. Questo CAD, di cui poi vi diremo un'offerta, ci tengo a farvelo vedere rapidamente, ci penso che tutti si possiate essere interessati, perché è un CAD che ci consentirà non solo di fare progettazione in generale, architettonica, impiantistica, di qualsiasi tipo, attenzione, 2D e 3D, ma l'abbiamo specializzato moltissimo anche per la sicurezza, e c'è una banca dati di oltre 2000 blocchi di VG, che sono blocchi, ripeto, 2D e 3D. Faccio un esempio, facciamo un nuovo disegno. Innanzitutto vi faccio notare che l'interfaccia di questo CAD è molto simile anche all'Autodesk. Mi ho fatto di proposito per evitare di dover imparare ex novo un nuovo CAD. Anche i comandi, tipo il layer, come funziona, congela, scongela, blocca, ecco, allo stesso modo, diciamo il formato degli stili di quota, lo voglio organizzare diversamente. Il grande vantaggio, vedete, che qua vi sono tutta una serie di biblioteche 2D e 3D, per esempio, prendo questa cucina, ci sono tutti i pezzi per montare le cucine, di vario tipo, il programma è velocissimo, vi fa rendering, ombreggiature, questo per esempio è l'orbita 3D, molto facile da usare, posso creare sezioni di ogni tipo, semplificate, apro un attimo un disegno 3D, vediamo per esempio, vediamo cambio, prendo questo 3D qua semplice, voglio fare una sezione a 4 metri di quota, quindi voglio un bianco, una planimetria, una pianta, guardate, pulsantino, sezione orizzontale con vista dall'alto, viene nascosta la parte superiore degli oggetti 3D rispetto a chi al punto che adesso andremo a dare. Clicco su questo pulsante, adesso gli posso dare la quota con un punto, gli prenderà la Z di quel punto, o addirittura manualmente dico 004, per esempio il punto di alto, 004, e cosa ha fatto? Ha tagliato a 4 metri, ha levato tutto ciò che c'è sopra e mi ha fatto praticamente una vista dall'alto di questa, che chiaramente è sempre 3D, logicamente. Posso fare fino a 6 quote, a 6 sezioni di quantità. Leva tutto quello che è a sinistra di chi? Di questa scala. È molto intuitivo anche da questo punto di vista. Quando ho finito, clicco su questo pulsantino e li pulisce un'altra volta tutto. Le biblioteche sono interessantissime perché, oltre ad essere vaste, sono facilmente personalizzabili e posso fare delle ricerche avanzate sulle banche dati. Faccio un esempio, trova gazebo, vedete, già me l'ha trovata, è un gazebo 3D, inserisci e vado a mettere per esempio qua.
faccio notare la validità di vari in generale, chiaramente si perde un po' la proiezione rispetto ai colori che ho io su dito, però chiaramente è importante. Possiamo fare, ripeto, banche dati, nelle banche dati troverete di tutto, e abbiamo creato anche una serie di banche dati anche per il 2D interessantissime, voglio dire. Abbiamo in quest'ultima versione abbiamo creato anche la banca dati dei materiali. Cos'è? Una cosa molto interessante, è un'idea che abbiamo avuto. Riprendo per esempio questo disegno. Che cosa notate in questo disegno di particolare? Innanzitutto notiamo che ci sono i materiali sulle facciate, questi qua in questo caso è un disegno di più. Ma notiamo anche che vi sono delle biblioteche fotorealistiche. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Questa palma è un blocco di 2G che contiene all'interno un disegno di una palma col fondo trasparente, cosa che neanche Autodesk riesce a fare così. E questo l'abbiamo portato in primo piano. Come si fanno a mettere questi mattoncini e queste cose? È semplicissimo, c'è un pannello, materiali, e mi escono tutti i materiali. Così come le biblioteche sono personalizzate, guardate una cartella, create una vostra cartella, li mettete 10 file di VG e ve li trovate così, anche per i materiali. Mi creo una nuova cartella che chiamo materiali personalizzati, gli metto 5 JPEG o 5 file tag, li vedrò automaticamente potente. Questa è una cosa importantissima. Prendiamo un disegno da dove siamo partiti, apro, prendiamo questa senza niente, supponiamo di volerla tampire, molto semplice, perché abbiamo creato, andiamo per esempio su murature, anzi prendiamo delle pietre, prendiamo per esempio questa pietra, vedete qua, punto interno, selezione, c'è qualcosa che già esiste, una polilinea, oppure sagoma per punti, dico io dove. La cosa fantastica è il punto interno, perché questo punto interno scavalca anche gli oggetti e i blocchi che sono eventualmente contenuti. E questo è importante, non devo prima levarli. Non so se avete provato con Autodesk a fare un paio, poi faccio dei pavimenti. Qui quando clicco interno capisce quegli oggetti, li leva da mezzo e si crea la polilinea e lo capisce da sopra. Ed è importantissimo questo. Però vedete, scelgo punto interno, clicco su inserisci materiale, vado sull'area, clicco sull'area e vado a aspettare che viene capito, vedete? E mi ha messo il mattoncino. Continuo a catena su tutte le zone in cui devo campire con questo blocchetto. Vado qua. Quindi no, vi dico che è fantastico ed è facilissimo utilizzarlo, è rapidissimo. Voglio mettere per esempio dei mattoncini, vado qua su murature, prendo per esempio l'estetica che avevo visto prima, inserisci il materiale, clicco, voglio mettere un intonaco sugli scalini, vado qua, se faccio doppio clicco mi fate tutta la lista, che magari non mi ricordo dove stava, i vestimenti, prendo per esempio, prendiamo questo intonaco tipo grezzo, andiamo qua, inserisci il materiale, vado a zoomare, clicco. Chiaramente la proiezione perde moltissimo perché, però chiaramente, immaginate, queste sono tutte le campiture ad alta risoluzione e sono tutte personalizzate. Voglio mettere il marmo là, vado sui marmi, attorno, scelgo il tipo di marmo, per esempio questo, inserisci il materiale, vado a zoomare qua. Andiamo a vedere i pavimenti, guardate, qua c'è una pianta. C'è questa pianta, voglio fare per esempio un pavimento tutto, chiaramente io qua avendo tirato una linea, per lui è un limite, se voi volete dividere diversamente vi dovete dividere gli ambienti. Supponiamo di voler usare qua il parquet e qua un altro pavimento, vado in pavimenti interni, scelgo per esempio questo, posso mettere 45 gradi, non 45 gradi, non lo so dire tutte queste cose, inserisci materiale, clicco, vado qua, cerco di zoomarlo al meglio e clicco qua sopra. Vedete? Poi vado a prendere il parquet. Abbiamo moltissimi, anche qua li potete aggiungere anche voi. Questo lo voglio a 45 gradi, per esempio. Inserisci il materiale. Vado a zoomare anche qua. Chiaramente lui lo metterà dovunque entra, logicamente. Clicco qua sopra. Ecco, vedete, non me li ha messi nei bagni, anche qua vado nei bagni, allora prendo per esempio un'altra volta pavimenti interni,
freddo, per esempio, pavimenti interni, prendiamo per esempio, prendiamo questo, voglio mettere questo nel bagno e lo voglio ridurre un po', 0,5. Bene, inserisci il materiale, clicco sul bagno, ed è molto facile anche da utilizzare. Chiaramente è un programma che poi non vi sto a raccontare perché veramente è un programma che personalmente ci lavoro continuamente, che stiamo creando banche dati enormi, tipo personaggi, persone, uomini in bicicletta, donne in bicicletta, affacciate a terrazzo. Perché? Perché chiaramente ci aiuteranno moltissimo nel fare l'arredamento, vedete? Vado in librerie, le abbiamo chiamate in questo modo, le abbiamo chiamate 2D librerie con immagini. Voglio mettere una BV in vista laterale, vedete? Inserisci, mi stanno aperto, come sempre, con molto altissima risoluzione. Voglio mettere, non so, vedete quanti alberi che ci sono. Chiaramente è facile imparare da soli a mettere, voglio rimettere quella palma, guardate come va in primo piano. Posso mettere anche, attenzione, il fondo dietro, col cielo e così via, perché abbiamo creato delle immagini di sfondo, si mettono in secondo piano, anche questo pulsantino, e automaticamente faranno da fuori da questa scenografia. Potrebbe essere anche una fotografia che voi avete fatto. Non vi dico che c'è tutto ciò che serve, tipo i layout, le stampe e così via, e quant'altro, logicamente, oltre ad avere tutti i comandi 2D e 3D. Mi fermerei, rimango in attesa di eventuali chiarimenti, passo la parola al limite a Tony che vi può illustrare le eventuali combinazioni che abbiamo riservato, faremo anche il sorteggio di un software per la scelta, come vi spiegherà, ma poi rimango a disposizione per tutti i chiarimenti che dobbiamo avere sia sui conteggi che sul quant'altro. Non dico lei direttamente il nome. Fiore Francesco. Fiore Francesco. Non c'è? C'è? Fiore Francesco. Grazie, grazie. Allora, lei può scegliere tra il PIMUS, giusto? Tra la certificazione energetica e il CAD. Quindi tra questi tre software lei può scegliere di prendere uno. Il CAD, va bene. Ok. Allora, andiamo Alessio.